Buongiorno a tutti. La conferenza stampa è stata convocata con urgenza perché ovviamente il tema della discarica è un tema molto caldo che riguarda appunto la nostra città e gli altri comuni di San Marzano, di Carosino in generale tutti, e perché il Consiglio di Stato in un'ordinanza questa mattina ha comunicato che non è stata accolta la sospensiva della società LGH Linea Ambiente, mantenendo quindi il fermo, la chiusura di questa discarica e rinviando la decisione al 23 maggio. Quindi il dato che acquisiamo questa mattina è che c'è ancora la conferma delle ragioni presentate dai comuni, dai comitati, dai cittadini, e quindi siamo contenti di questa decisione. Devo però rilevare e sottolineare che questa volta contro il comune di Grottaglie si sono costituite tutta una serie di società e di organizzazioni che sinceramente avrei preferito che non l'avessero fatto. Acquedotto Pugliese si è costituito contro il comune di Grottaglie, la SECO, la Confindustria Puglia e tante altre società anche prossime al nostro territorio che insomma in qualche modo mi danno una delusione rispetto a questa cosa intervenendo contro. Allo stesso tempo però devo rilevare che in questa sede la Regione Puglia si è costituita a favore delle decisioni del TAR, quindi in linea con l'amministrazione comunale, così come si è costituita in nostro favore anche l'ARPA Puglia, per cui le istituzioni stanno dalla stessa parte per difendere questo territorio. Ora ovviamente attenderemo gli sviluppi del merito, però credo che le nostre comunità possano essere felici del fatto che quella discarica rimanga ancora chiusa.